Aula Magna dell'Università di Roma. Con l'intervento dei ministri Fanfani e Tremelloni, terzo congresso coltivatori diretti. Presente anche Spataro. Apre i lavori il presidente onorevole Paolo Bonomi, il quale riesprime la comune aspirazione ad una riforma agraria, non per motivi demagogici, ma per l'incremento che ne verrà alla produzione. Fanfani delinea la riforma della legislazione del lavoro e Segni ribadisce la necessità di garantire all'agricoltura italiana pace, stabilità sociale e stabilità economica. Parigi. Questo aereo ha attraversato la cortina di ferro. Depone all'aeroporto di Orly Zinaida Orlova, la moglie di Kravchenko, venuta a testimoniare contro l'ex marito. Nel libro egli la chiama Zina e la accusa di soverchia condiscendenza verso i corteggiatori. Ha 35 anni, sposò Kravchenko quando ne aveva 19. Doveva essere molto bella, quantunque faccia il viso dell'armi è ancora piacente. Al processo parlerà del figlio Valentino che Victor avrebbe abbandonato. Una moglie scomoda, diranno i giornalisti. Non siamo ad Oslo, non siamo a Capo Nord. Lastroni di ghiaccio, stallatiti che pendono sulle fontane, sono provvisori emblemi invernali di una Roma che si è scapricciata a cambiare di latitudine. Accanto alle bancarelle si accendono fuochi di bivacco e le statue dei fiumi avvezze a specchiarsi in acqua di primavera contemplano tentativi di pattinaggio. L'acqua Paola al Gianicolo diventa ghiaccio Paolo. Ma gli orsi dello zoo fanno una rimpatriata. Le scimmie invece, non contente della pelliccia, vogliono lo scaldino.